Fratelli e sorelle, buongiorno. Braci sestre dobar vam Mando a tutti voi da qui un abbraccio nell'amore che solo Dio sa dare. Si ma vama sada upucjen jedan zagrljaj kojega samo Gospodin, kojega samo Bog può dati. Io mi chiamo Antonio, ho 22 anni e vengo da Catania in Sicilia. Zovem se Antonio, imam 22 godine i dolazim iz Katanije na Siciliji. La mia è una storia di una famiglia dilaniata dal dolore, ma poi risorta grazie all'amore di Dio immenso. Moja priča je priča o jednoj obitelji koja je živjela u dubokoj boli, ali je ozdravila zbog Božje pomoći. Io sono nato e cresciuto in una famiglia evangelica. Mi sono evangelisti. Nella mia famiglia la religione evangelica è una sorta di tradizione familiare che parte già dai miei bisnonni. Evangelička eh, religija, vjera u mojoj obitelji ima dugu tradiciju koja je započela još u životu mojih pradjedova. Ma per poter capire la mia storia, dobbiamo un attimo ripercorrere la storia de miei genitori. Ali da bismo razumjeli moju životnu priču, trebamo na trenutak proći kroz priču mojih roditelja. Mia mamma e mio papà, due persone profondamente ferite fin dall'infanzia, si fidanzarono a tredici e quattordici anni. I miei genitori, mia mamma e mio tata, che erano entrambi profondamente feriti dal loro bambino, si fidanzarono quando avevano tredici, o meglio, quattordici anni. Fu un amore a prima vista, immenso, che grazie a Dio dura ancora oggi. To je bila ljubav na prvi pogled, beskrajna ljubav koja, Bogu hvala, traje i danas. Ma mio papa, a causa delle sue ferite, fin dalla sua adolescenza, intraprese delle brutte strade legate soprattutto alla tossicodipendenza. Ali moj otac, budući da je bio duboko ranjen od samoga djetinstva, u vremenu adolescencije je krenuo lošim putevima, postao je ovisnik. Fin dai primi anni ha cominciato a assumere cocaina, a bere e a giocare d'azzardo. I vecchi dei primi godin a sua ovisnosti, puòve consumirati cocain, pio e alcohol e cockskao. Infiligendo enormi dolori a mia mamma, che però in virtù di questo grande amore che provava, non lo abbandonò mai. Takim soim ponašanje mi uzrokova duboke boli u moyoj majci. ali ona zahvaljujući toj dubokoj ljubavi koju osjećala za njega nikada ga nije napustila A di 19 anni mia mamma e 20 anni mio papà nacqui Kada je moja mama imala 19 a moj tata 20 godina ja sam se rodio Fui da subito totalmente immerso in questa situazione di mio papà E quindi vi lascio immaginare che tipo di infanzia io abbia avuto. Vi porto soltanto un esempio. Quando andavo alle scuole elementari, i miei compagni di classe attendevano la domenica per poter stare con la, con la propria famiglia. Evo, ću vam samo jedan primjer. Kad sam išao u osnovnu školu, eh, moji prijatelji iz škole su čekali nedjelju da bi taj dan proveli s obitelji. Per me invece la domenica era il giorno che più temevo e che aspettavo con una brutta ansia. A za mene je nedjelja bila dan kojega sam se najviše bojao, kojega sam iščekivao sa jednom vrlo ružnom tjeskobom. Perché il fatto che fosse domenica significava che mio papà non lavorasse e che fosse tutto il giorno a casa con noi. E il fatto che fosse a casa con noi significava eh, violenza per mia mamma, per me e per i miei fratelli. E il fatto che fosse domenica značilo je samo jedno nasilje prema mojoj majci, prema meni i mojoj braći. Perché quando era sotto effetto delle sostanze che assumeva, la sua vista e la mente si annebbiavano totalmente. Jer dok je on bio pod utjecajem tih substanci koje je konzumirao, njegov pogled i njegov um su bili potpuno zamagljeni. e scaricava tutta la sua violenza sia verbalmente che fisicamente su di noi. Il suo suo anasilje bilo riječima, bilo fizički sve je to praznio na nama. Questa situazione mi accompagnò per tutta la mia infanzia e adolescenza. I takva situacija me pratila cross cielo moje djetinjstvo i adolescenciju. Ma qua già si manifesta il primo miracolo. Ali vece tu ho citovalo primo чудо. Perché quando mio papà non era sotto effetto di queste sostanze, era il papà migliore del mondo. Kada moj tata nije bio pod utjecajem substanci koje konzumirao, bio je najbolji tata na svijetu. Non ci ha mai fatto mancare nulla, né materialmente, ma soprattutto nell'amore. E nikada nie dopuścił da nam niečo nedostaje i u materialnom smislu, ali nada sve u ljubavi. Purtroppo i momenti brutti spesso superavano quelli belli e questi belli venivano totalmente distrutti nella mia memoria. Nažalost i ružni trenuci su nadjačavali te lepe trenutke i u mome sjećanju su ostali ružni trenuci. Come vi dicevo prima, io sono cresciuto nella chiesa evangelica. Ma una cara zia di mia mamma con cui le greb, fin dai primi anni della mia infanzia mi parlava della Madonna. Ali jedna tetka moje majke, za kojom sam bio jako vezan od najranije detinjstva, govorila mi o Gospiji. Fino a quando nel 2011, in occasione del trentesimo anniversario delle apparizioni, decise di portarmi con sé qui a Meggiugoria. Avevo solo 11 anni, e l'unico motivo per cui i miei genitori mi mandarono era perché si trattava di una zia di grande fiducia. I tada sam imao samo 11 godina i jedini razlog zbog kojega su me moji roditelji pustili na to hodočašće je veliko povjerenje koje su imali u moju tetku. Qui a non cosa qui. Došli smo tu u Međugorje ne znajući apsolutno što se ovdje događa. Ma ricordo solo una cosa, Quando scendemmo dal pullman ci ritrovammo davanti alla statua bianca che c'è sul sagrato. Kad, ali se sjećam jedne stvari. Kada smo sišli iz autobusa i ušli na trg pred crkvom gdje je bijeli gospin kip. Il mio cuore per miracolo mi disse questa è tua mamma. Moje srce jednim čudom mi je govorilo, Ovo è tua Fu così che Maria divenne mia mamma. E tako è Maria postala mia mamma. E qui a Mezzogiorno, pur avendo soltanto undici anni, iniziò la mia storia d'amore più bella con lei, con Maria. I ovdje u mojoj dobi od 11 godina je započela najljepša ljubavna priča s njom, s Marijom. E Međugorje divenne per me non solo una seconda casa, ma un rifugio in cui venire nei momenti di grande dolore. I Međugorje za mene postalo ne samo dom, nego utočište u koje sam mogao doći u trenucima duboke boli. Tornai una seconda volta nel 2012.

E po vama, cosa uh, mislite? Qual è il mio Per tantissime volte me lo negarono. Molto puta su mi lo negarono. E mio papà, essendo anche in quel periodo in cui ancora assumeva le, la droga, scaricava ancora una volta la sua violenza prendendo questa scusa su di me. E mio papà, che in quel periodo ancora consumirava droga, Korisio je tu činjenicu moje želje da se krstim kao razlog da na mene i strese svoje nasilje. Infatti io qui a Međugorju avevo imparato a dire il rosario, ad andare a messa e ad adorare Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. A Jasenicu Međugorju ovdje naučio moliti krunicu ići na misu i klanjati se Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Ma tornato a casa io dovetti fare tutte queste cose di nascosto perché mio papà me le proibiva. Ali svete stari sa morau cuci raditi kriomice, yer mi eto moj otac branio. Pregavo sotto al letto

kao potpuno nova osoba. L'unica cosa che ci disse fu Dio stanotte mi ha toccato. Jedina stvar koju nam je tada rekao je bila Ove noći Bog me dotaknuo. E l'indomani mattina appena sveglio buttò tutto quello che aveva a casa, soprattutto la droga. I sutra je sve bacio, sve ono što je u kući imao, nada sve je bacio drogu. Cambiarono gli occhi, la voce e anche la stessa espressione del suo viso. Sve oci, eh, izraz lica. E tornò subito nella sua vecchia comunità evangelica dove lui era cresciuto. U onu u on Ma è qui che inizia la mia croce. A tu, križ. Mio papà infatti incontrò una serie di persone che cominciarono a dirgli che io ero il diavolo Moj otac osoba da sam ja perché frequentavo la chiesa cattolica e che avrei portato sciagure in tutta la mia famiglia

e ponomno mie poche obraniti i spoviedati moju vjeru potpuno slobodno. Ad esempio portava il rosario al collo e quando lui vedeva questo rosario ogni volta me lo strappava di dosso. Na primer nosio sam krunicu oko vrata i svaki put kada bi on vidio krunicu oko moga vrata pokidao bi je. Buttò via tutte le statuette che avevo comprato qui a Megugori anche. Bacio sve sam kupio i neke od u Ma grazie a Dio, questa situazione durò soltanto dei mesi. Ali Bogu hvala, ova è samo e l'amore di Dio fece capire a mio papà che fossimo tutti figli dello stesso Dio. I jer je ljubav Božja dala mome ocu razumjeti da smo svi djeca istoga Boga. E fu così che la situazione a casa mia finalmente si calmò definitivamente. I zbilo se tako da se situacija u mojoj obitelji konačno smirila. E io dimenticai tutto quello che era successo. A ja sam zaboravio sve ono što se prije događalo.

silne mržnje koju sam u sebi nosio za čovjeka koji mi je darovao život. Quel pomeriggio eh, qui in parrocchia venne celebrata la preghiera di guarigione e liberazione. Toga popodneva ovdje u župi se molila molitva za ozdravljenje i oslobođenje.

quella sera la Madonna diede un messaggio che mi cambiò la vita. un messaggio che mi la vita. Disse, cari figli, Rekla è, Draga diezzo, vi prego di perdonare come anche voi siete stati perdonati vas, kao što i vama bilo e io gli capì che dovevo perdonare mio papà e tada la collina in fretta e l'indomani tornamo a casa a Catania. Brzo e E una volta arrivati in aeroporto, io e mio papà ci siamo dati l'abbraccio più bello della nostra vita. I kada smo došli u zračnu luku, ja i moj tata smo zagrlili jedno drugo na najljepši način kako nismo nikada do tada u životu. Lui mi scrisse anche una lettera in occasione dei miei 18 anni dove mi chiese scusa per tutto quello che mi aveva fatto vivere. On mi je napisao jedno pismo u povodu mog 18. rođendana i u tome pismu Me zamolio za oprost, se za sve ono što je napravio moga života. Anche io chiesi scusa mio papà. I ja sam zamolio za oprost moga tatu. Chiesi scusa perché non avevo capito che tutto quello che eh, fece dopo la sua conversione proibendomi di andare in chiesa era una forma di amore e di protezione nei miei confronti. Zamolio sam ga za oprost jer nisam razumio, razumio da u onim trenucima kada mi je branio ići u crku, Perché da era... je to bilo samo zbog toga jer me želio zaštititi i činio je to iz ljubavi. Era stato detto che sarei e lui voleva protegirmi. Jer je njemu bilo rečeno da ću ja završiti u paklu, a on me želio zaštititi. oggi la mia è una famiglia dove si respira l'amore di dio. Oggi la mia è una famiglia dove si diše udiše il nostro dio. Pur non essendo della stessa chiesa, io e mio papà preghiamo spesso insieme il nostro dio. Anche se non apparteniamo a isto fedeli, isto chiesa, spesso io e mio tata molliamo istoga Dio, ma il miracolo è continuato anche l'anno scorso. Quando io ho deciso di venire a fare qui questa testimonianza, quando ja a fare qui di venire a farla con me, data la sua storia. a mio papà di venire a testimonianza, quando io ho e anche stavolta vi chiedo, cosa rispose secondo voi? Invece disse di sì. Ma mi ha detto di Quando lui mi disse di sì, io nella mia testa ho detto, è uscito pazzo. Quando mi recao Ja sam u svoje glavi mislio, ma on je poludio. E joj i dissi papà, ma tu lo sai cos'ha Čamegjuria. Ja sam mu rekao, tata, ali znaš je ti što je u Međugorju. E lui mi disse ridendo, è da quando sei piccolo che ti porti la testa con Međugorja. A on mi je smijući se rekao, e secondo... odkad si bio posve mali u svoje glavi samo nosiš Međugorje. E secondo te io non so cosa succede a Međugorja?

tata tata. E l'amore di Dio ha una sola lingua. E quei giovani che saranno con te a Međugorje, parlano la mia stessa lingua dell'amore. I ti che coi čestobom biti a Međugorju govore istim mojim jezikom, jezikom Mio

mio papà adesso è il mio eroe Danas je moj tata, moj e mi ha dimostrato come dio può fare fiorire il deserto in una sola notte I mi ha dimostrato come dio può fare fiorire il deserto in una sola notte. Perché per lui niente, niente, niente è impossibile. Perché per lui niente, niente, niente è impossibile. la Madonna l'anno scorso ha dato il messaggio più bello che mi ha toccato più di tutti il cuore godine, Gospa è poruka, eh, od svih u srcu. ha detto cari figli siate le mie mani tese in questo mondo perso draga dieco budite moje ispruggene ruche in questo mondo perso e siamo tutti quelli che sono presenti qui le sue mani tese in questo mondo. Soprattutto nelle nostre famiglie. Perché è questione di tempo, ma prima o poi il messaggio d'amore di Dio tocca ogni cuore, anche i più chiusi. stvar je samo vremena, jer će prije ili kasnije Božja ljubav dotaknuti zatvorena srca. Adesso vorrei concludere con voi questa testimonianza facendo una preghiera insieme. Želim završiti ovo svjedočanstvo eh, zajedno s vama jednom molitvom. Chiudiamo gli occhi. Zatvorimo oči. Signore, Dio della vita. Gospodine, Bože života. Grazie, grazie, grazie. Hvala ti, hvala ti, hvala. Per tutti i miracoli che compi nella nostra vita. Za sva čudesa koja činiš u našemu životu. E soprattutto per quelli di cui non ci rendiamo conto. Hvala ti posebice za ona čudesa kojih nismo svjesni.

la nostra vita è tutta tua. Nasce život je sav tvoj. Amen.